La storia di Donald Trump e i suoi legami con la Cosa Nostra. I percorsi intricati che hanno segnato i suoi primi progetti nell'industria edilizia di New York e, in seguito, il suo coinvolgimento nel mondo dei casinò ad Atlantic City. Capitolo 1. La costruzione della Trump Tower e l'eredità del cemento. Alla fine degli anni 70, Donald Trump coltivava un grande sogno: costruire un grattacielo iconico nel cuore di Manhattan, oggi noto come Trump Tower. Ma il cammino verso la realizzazione di questo progetto lo portò su strade pericolose, fino a cadere nelle mani della mafia americana, comunemente chiamata la Cosa Nostra. A quell'epoca, i più potenti fornitori di cemento a New York erano quelli della società S.A. Concrete, sotto il controllo di Anthony Fat Tony e Salerno e Paul Castellano, i capi delle famiglie Genovese e Gambino. Questi boss mafiosi dominavano il mercato, imponendo prezzi e garantendosi enormi profitti. Trump fece una scelta rischiosa, optando per il cemento prefabbricato, una scelta insolita per i grattacieli, ma con il vantaggio di accelerare i tempi di costruzione. Tuttavia, questa decisione ebbe un prezzo elevato, non solo economico. Le forniture di S.A. Concrete assicurarono che non ci fossero ritardi dovuti a scioperi o interruzioni dei lavori. Trump accettò di pagare prezzi maggiorati, assicurandosi così la pace sindacale necessaria per far crescere la Trump Tower secondo i piani. Ma questa collaborazione non si fermò qui. La mafia non controllava solo il mercato del cemento, ma anche i sindacati e le corporazioni edilizie, che potevano rappresentare un ostacolo aggiuntivo. Così, si scoprì che la scelta del cemento prefabbricato rese Trump dipendente dalla mafia del cemento, e quindi, da Salerno e Castellano. Capitolo 2. La Polish Brigade e la demolizione del Bonwit Teller. Prima che la Trump Tower potesse sorgere, l'edificio Bonwit Teller doveva essere demolito. Questo abbattimento è una storia di pratiche di lavori illegali e contatti mafiosi. Trump assunse oltre 200 immigrati polacchi, molti dei quali senza documenti, costretti a lavorare in condizioni estremamente difficili. Venivano pagati solo 4 o 6 dollari l'ora e lavoravano senza alcuna attrezzatura di sicurezza. Una situazione che avrebbe fatto insorgere qualunque sindacalista. Eppure, sorprendentemente, non ci fu nessuno sciopero. Perché? La risposta risiede ancora una volta nella mafia. Il sindacato Local 95, che avrebbe dovuto proteggere i diritti dei lavoratori, era sotto il controllo della famiglia Genovese, e Trump approfittò del fatto che la mafia chiuse un occhio. La demolizione si svolse senza intoppi e poco dopo i lavoratori polacchi, successivamente noti come la Polish Brigade, sparirono dalla scena. Capitolo 3. Atlantic City e la mafia dei casinò. Il successo a New York non bastava a Trump. Voleva fare il suo ingresso ad Atlantic City, la capitale dei casinò. Per riuscirci, dovette ancora una volta appoggiarsi a loschi alleati. Acquistò un terreno da Kenneth Shapiro, un noto collaboratore del boss della mafia di Filadelfia, Nicodemo Little Nicky Scarfo. Scarfo, famoso per la sua brutale gestione del potere, aveva forti legami con l'industria del gioco d'azzardo di Atlantic City. Per Trump, Shapiro era il contatto ideale per realizzare i suoi progetti di casinò. Ma non finì qui. Per i suoi clienti più esclusivi, Trump organizzò trasporti di lusso forniti da John Staluppi, membro della famiglia Colombo, anch'egli conosciuto negli ambienti mafiosi. Collaborò anche con Joseph Wechselbaum, un imprenditore nel settore degli elicotteri, incaricato di trasportare i clienti di Trump e lo stesso Trump. Tuttavia, Wechselbaum non era un normale uomo d'affari. Aveva una condanna per traffico di droga e stretti legami con la famiglia Colombo. Capitolo 4. Giustificazioni e rivelazioni successive. Quando gli vennero richiesti chiarimenti sui suoi legami con persone collegate alla mafia, Trump si difese affermando che negli anni 80 era praticamente impossibile evitare il loro influsso nel settore edilizio di New York. Questa dichiarazione conteneva un fondo di verità, dato che in quel periodo la mafia aveva una presa salda sulle corporazioni e sui sindacati edilizi. Tuttavia, le successive indagini dell'FBI e i processi rivelarono che Trump era consapevole dei rischi di queste partnership, ma che le aveva accettate per completare i suoi progetti nei tempi previsti e senza conflitti.